E alle 17 in punto comincia un webinar e una diretta contemporaneamente sui 100-300 di Radio Città Fujiko, ma anche in diretta sul canale Facebook e YouTube di WeWorld Onlus per il Terra di Tutti Film Festival, la 14ª edizione di questo festival di cinema sociale curato da appunto WeWorld e Cospe e che vede questo webinar in diretta, in contemporanea, appunto, sia sul web che sui 100-300 di Radio Città Fujiko. È partito ieri appunto con un film straordinario, The Milky Way, di Luigi Dalife, appunto, questa 14ª edizione del Terra di Tutti Film Festival, e prevede quest'anno 41 film da 22 paesi, in una programmazione che sia dal vivo che in streaming, talk, webinar, performance e una camminata della memoria. Oltre 10 eventi off, e questo appunto è anche uno di questi: riflessioni e dibattiti sui diritti umani, lotte ambientali, conflitti, migrazioni, e insomma tanti ospiti che fino all'11 appunto di ottobre arriveranno anche in città. Si parla di Gia Bascego, di Ellie Schlein, di Sandro Veronesi, di Francesca Vecchioni, Fabio Bucciarelli, Claudio Majorana, Camilla Migliani, Taqua Ben Mohamed, Andreco, e tutto il programma è disponibile sul sito del Terra di Tutti Film Festival, che è terradituttifilmfestival.org. Come dicevamo, il festival è a Bologna dal 6 all'11 ottobre, quest'anno per la prima volta anche in streaming sulla piattaforma Terra di Tutti Film Festival.stream, dove da ieri, a partire dalle 8 del mattino, ogni giorno per 24 ore sarà disponibile una sessione di film divisi per sessioni tematiche, appunto. E in particolare questo webinar inaugura la sessione Crossing Borders, che ha un unico grande diritto, quello della libertà di spostamento, 5 storie con scenari diversi, ma con un obiettivo comune: raggiungere una nuova casa. Sullo schermo film internazionali e italiani che raccontano il viaggio dei migranti, di chi parte senza avere la sicurezza che riuscirà ad arrivare. Allora, ricordo anche quali sono i film in programmazione in questa sessione, che sono 387 di Madeleine Leroyer, un film francese, American Chimera di Francesca Tosarelli e Fabio Bucciarelli, Claude di Giuseppe Marco Albano, che è anche come dire, uno dei relatori di questo webinar, e fra poco vi presento, Another Paradise di Olivier Magis, che è appunto un film che arriva dal Belgio, e After the Crossing di Joël Richemond, Mathieu Acafou, che invece arriva dalla Costa d'Avorio. In questo webinar parleremo di migrazioni. Cercheremo di esplorare un po' questo tema insieme ad esperti e ve li vado subito a presentare. Margherita Romanelli, coordinatrice di International Policies, Advocacy, Partnership and Evaluation for Sustainable Development per WeWorld Onlus. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Abbiamo poi Don Mattia Ferrari, che è cappellano di Mediterranea Saving Humans. Buon pomeriggio ovviamente anche a Don Mattia. E Giuseppe Grazie a voi. Marco Albano, regista del film Claude, che è in concorso proprio al Terra di Tutti Film Festival di questa edizione, come vi dicevo poco fa. Io comincerei già con una prima domanda che rivolgerei a tutti e tre i relatori. Vi chiedo una risposta breve, per quanto possibile. Una domanda che riguarda un po' come si parla di migrazioni, ma soprattutto, come dire, che mette al centro le persone, perché la narrazione sulle migrazioni si concentra molto sui numeri, sui fatti di cronaca e anche sulle reazioni politiche, ma ben poco sulle ragioni che portano milioni di persone nel mondo a migrare. E quindi vi volevo chiedere, dalla vostra prospettiva, dalla vostra esperienza, perché si migra? Io comincerei proprio con Margherita. Allora, intanto grazie mille. Faccio un'anticipazione perché questo tema appunto della comunicazione e la migrazione è molto importante. Approfitto per dire che domani mattina chi volesse un po' approfondire questo tema c'è un seminario streaming, sempre promosso dal festival, è sulla pagina Facebook del Terra di Tutti Film Festival dalle 9:30 alle 13:30, proprio sul tema
delle migrazioni media, i linguaggi e la possibilità di trovare nuove narrazioni. Detto questo, perché si migra? Si migra per tante ragioni e soprattutto la cosa importantissima è abbandonare questa immagine che si migri per un'unica ragione o una ragione preponderante, perché tra l'altro le ragioni per cui poi ci si muovono cambiano anche durante il tragitto, tant'è che quelle divisioni che noi attualmente abbiamo tra migrante economico, migrante richiedente asilo e quindi che ha diritto all'assistenza umanitaria e assistenza il riconoscimento dei diritti di rifugiato, di fatto sono tutte cause che sono interconnesse. Si migra attualmente perché, per la maggior parte dei casi, perché ci sono condizioni di vita fortemente scoraggianti, se non in tantissimi casi inaccettabili. Questo significa conflitti, questo significa cambiamenti climatici devastanti che riducono completamente l'opportunità di creare condizioni economiche accessibili nel proprio territorio di riferimento. Questo significa quindi fame estrema, povertà, mancanza di acqua e anche condizioni invece di paesi dove ci sono violenze perpetrate in maniera sistematica, dove appunto la vita non è possibile. Tutte queste cause spesso e volentieri si intersecano. Ci sono chiaramente anche alcuni, ed è una minoranza, diciamo, per i migranti del sud o dell'est del mondo o dell'ovest, cioè dei paesi però più in via di sviluppo, che possono essere ragioni di studio, mentre le altre sono le preponderanti, direi oltre il 90%. Altra cosa invece è la migrazione tra i paesi occidentali, che sono per lo più dominate da ragioni di studio, ragioni economiche, di opportunità economiche. Voglio dire un'ultima cosa, per essere un po' rapidissima, riflettiamo, visto che ci avevi fatto un'introduzione sulla terminologia, riflettiamo come chiamiamo migrante chi viene a volte a sud del mondo o rifugiato, e ci definiamo noi quando andiamo negli altri paesi espatriati e non migranti, ugualmente chi si muove all'interno dello stesso paese, pur la migrazione essendo anche interna allo stesso paese, noi stessi non ci definiamo migranti, mentre gli stessi italiani all'interno della propria, del proprio paese sono migranti. Quindi se noi anche ribaltassimo questi concetti, forse avremo una visione un po' più, un approccio un po' più, diciamo, paritetico e paritario con le altre persone che affrontano lo spostamento dal proprio luogo di origine. Tanto grazie Margherita per questo primo flash. La stessa domanda la vorrei rivolgere a Giuseppe Marco Albano, regista appunto che ha un film in concorso. Tu parli di una storia specifica, poi la racconteremo più avanti nel corso di questa chiacchierata, però insomma, quindi ti sei occupato di questo tema, perché si migra? Mi sono occupato di questo tema perché innanzitutto mi sono ritrovato ad occuparmi di questo tema. Beh, il tema della migrazione è molto vasto e molto vario, e la dottoressa Romanelli ha appena elencato le varie motivazioni per cui un popolo o un essere umano può migrare da un luogo fisico ad un altro. Nella mia storia, che racconta quella del popolo albanese, che appunto è scappato per lo più da una guerra civile e ovviamente per varie situazioni di difficoltà appunto a vivere nel proprio paese, era quella che più o meno iniziata all'inizio degli anni 90, e la mia storia parla degli ultimi arrivi degli albanesi in Italia, precisamente nel 1998, dove appunto si attraversava il mare in un barcone, in quello del mio caso, della vera storia di Claudio Ondoia, che poi in Italia ha trovato, fortunatamente, perché lui è stato fortunato, però c'è gente che
arriva in un nuovo paese, nonostante le difficoltà, ma non riesce ad emergere, non riesce a realizzarsi in qualche modo. Quindi la mia storia, come penso che siano tante storie nel mondo, non è solo lo andare via da un luogo, scappare da un luogo, migrare da un luogo, ma è poi ritrovarsi in un nuovo paese, ritrovarsi e adattarsi a quel nuovo paese. Quindi nella mia storia c'è una storia fortunata, e la chiamiamo anche una storia di riscatto, perché un ragazzino che a 13 anni nel 1998 scappa dall'Albania per inseguire non solo una vita migliore, ma inseguire anche un sogno, che è quello di diventare un giocatore professionista di basket, lo realizza. Nella mia storia è stata una storia appunto positiva, la chiamano di riscatto, è una bella storia da vedere, però ci sono anche tante storie allo stesso tempo belle e affascinanti e piene, ricche di vita, che purtroppo non hanno, come dire, un successo, che sono quelli che poi sono gli invisibili, no? del nostro paese, che magari riusciamo a riconoscere ogni giorno di tutti quelli che arrivano da tutto il mondo. E insomma, queste tue parole ci, come dire, introducono anche un tema, che è quello che i diritti umani debbono poter valere per tutti, non solo per quelli che poi diventano giocatori della Serie A o altre persone, esatto. Poi su questo ovviamente ci torniamo. Don Mattia, stessa domanda anche a te. Tu sei diventato cappellano di Mediterranea Saving Humans, sei diventato un pescatore di uomini, come dice anche un libro. Dalla tua prospettiva, perché si migra? Grazie innanzitutto anche da parte mia per l'invito a essere con voi quest'oggi. Mi hanno già risposto in modo molto esauriente Margherita e Giuseppe, e l'esperienza che stiamo conducendo tutti noi di Mediterranea, tanto in mare quanto in terra, e ci porta a confermare esattamente le loro stesse convinzioni. E ha molto ragione Margherita quando dice che la distinzione tra rifugiati e politici, diciamo così, e migranti economici è una distinzione che non tiene, è una distinzione che spesso viene utilizzata, no? Perché il principio sarebbe: accogliamo i rifugiati politici ma non i migranti economici. Noi, le persone che incontriamo, vengono da un intreccio di storie in cui motivi appunto politici, motivi economici, motivi climatici si intersecano. E in generale potremmo dire, come ha detto poi Papa Francesco pochi giorni fa nella sua nuova enciclica La Fratelli Tutti, che tutte le persone che migrano, migrano perché cercano una vita degna, e nella condizione in cui si trovano, nel momento in cui scelgono di migrare, non riescono ad avere una vita degna. Ora, queste ragioni, per l'esperienza nostra di Mediterranea, sia per le persone che incontriamo in mare, sia per le reti che abbiamo sviluppato in questi anni con i movimenti sociali dell'Africa subsahariana e dell'Africa settentrionale, ci portano appunto alla consapevolezza che davvero la migrazione oggi e l'accoglienza diventano una questione di umanità e di giustizia. E ce lo testimoniano appunto le persone migranti stesse, di umanità perché la libertà di movimento è un diritto umano. E nel momento in cui non vale per tutti c'è un problema di umanità. E così come un diritto umano per tutti è essere salvato mentre sei in mezzo al mare, essere evacuato mentre ti trovi in un campo di concentramento libico. Ma al tempo stesso è una questione di giustizia, perché tutto questo intreccio di motivazioni per cui la gente è costretta a lasciare il proprio paese, motivazioni politiche, economiche, climatiche e via dicendo, chiama in causa la società globale interconnessa. E anche rispetto appunto a chi scappa per conflitti nel suo paese o per il cambiamento climatico nel proprio paese, non possiamo fare finta che non ci sia una responsabilità da parte della società occidentale, della società europea, nelle cause che poi forzano queste migrazioni. Per cui davvero la consapevolezza che maturiamo sempre di più è quella che la migrazione e di conseguenza l'accoglienza sono un tema che chiamano in causa tanto l'umanità quanto la giustizia. E anche allora le nostre risposte devono essere risposte di umanità e di giustizia. Grazie mille. Allora io tornerei da Giuseppe Marco Albano per parlare appunto del suo film, che potete vedere appunto sulla piattaforma in streaming, e vi accedete dal sito del Tra Tutti Film Festival. La tua è una, possiamo chiamarla docufiction, io mi occupo di audio nella vita, però è una docufiction. Tu dicevi, è una storia di riscatto. Vorrei mutuare
il titolo da un libro di un collega che fa radio, che è Massimo Cirri, che qualche anno fa fece uscire un libro che si intitolava Che fine hanno fatto gli albanesi? Perché appunto tu racconti una storia di migrazione dall'Albania e che appunto sul finire degli anni 90, degli anni 90 aveva fatto molto clamore in Italia e ovviamente anche lì con le prime reazioni, diciamo così, di razzismo, che poi invece abbiamo visto molto esplodere in questi anni, però poi gli albanesi non si sa più che fine abbiano fatto, perché? Perché si sono inseriti perfettamente nella società, no? Partirei da qui. Assolutamente, assolutamente Alessandro, perché io in prima persona lo ricordo l'arrivo degli albanesi in Italia, perché sono pugliese e quindi arrivavano in quel periodo nelle zone di approdo, che era appunto la Puglia, era Brindisi soprattutto, io sono proprio brindisino, quindi ricordo in quel periodo l'ondata e ricordo anche l'animo, lo spirito in qualche modo, che ho trovato diverso rispetto a quello di oggi. Non era così negativo come quello di oggi, non era così uno spirito cattivo, con cattiveria e con odio nei confronti del prossimo, ma l'accoglienza era positiva, e certo c'era una sorta di paura dello straniero, quella che ovviamente c'è sempre stata e c'è, è radicata nell'animo umano in qualche modo, però ricordo che è stato molto diverso. E dopo tanti anni alle scuole elementari, alle scuole medie, quando ragazzi albanesi frequentavano con me la scuola, diventavano i miei amici, si sono con gli anni integrati nella nostra cultura, che proprio come citavi appunto tu il libro, che fino hanno fatto gli albanesi, proprio perché a un certo punto abbiamo dimenticato di quella grande vlora del 1991 che portava 15.000 albanesi su una nave. E quindi il cambiamento c'è. Una volta che un popolo arriva, approda in un luogo e col tempo diventa parte di quel luogo in qualche modo. Così come mi ricordo una decina di anni fa, no, forse anche meno, l'arrivo dei cinesi in Italia ha creato inizialmente, però lì era un po' diverso, perché lì portavano economia, quindi davano fastidio al sistema economico italiano, perché facevano prodotti che andavano ad intaccare la produzione locale, quella italiana, l'artigianato italiano e quant'altro. Quindi era un po' diverso l'odio. E poi gli ultimi sbarchi e gli ultimi arrivi dei popoli che arrivano dall'Africa in questo periodo, in questo momento storico che stiamo vivendo, è visto negativamente sicuramente, perché il popolo italiano e il nostro paese è insoddisfatto probabilmente, quindi la prima cosa che fa è odiare lo straniero, odiare quello e cosa non conosce in qualche modo, che penso che sia una cosa radicata nell'animo umano, che è una cosa ovviamente sbagliatissima, perché siamo stati i primi ad andare via ai primi del Novecento, la nostra grande emigrazione italiana in paesi come Stati Uniti, Australia, Argentina, siamo stati i primi ad abbandonare un luogo dove famiglie meridionali e settentrionali di tanti figli per la mancanza proprio di poter vivere una vita normale emigravano in paesi come Stati Uniti, Argentina, Brasile e quant'altro. Quindi siamo stati i primi e non dobbiamo mai dimenticare quello che siamo stati e quello che siamo, prima di giudicare il prossimo in qualche modo. Quindi la storia albanese ci insegna quello che dicevi appunto tu prima, cioè il fatto che a un certo punto dimentichiamo di quando lo straniero, del momento in cui lo straniero ci fa paura, cioè nel momento iniziale dell'arrivo. Speriamo che l'Italia possa diventare un giorno un paese multietnico, interculturale, come quello degli Stati Uniti e come tutti gli altri paesi del mondo, anche fuori dall'Europa. Io mi auguro quello, mi auguro che dimenticheremo in qualche modo l'idea dello straniero.
che siamo tutti parte dello stesso popolo in qualche modo. Ecco, volevo farti un'altra domanda. Tu appunto nel tuo lavoro racconti la storia di Claudio Ndoia, che è un giocatore, è diventato un grande giocatore di basket, ha militato anche nella Virtus qui a Bologna, quindi i tifosi della Virtus se lo ricorderanno. Il ruolo del cinema, in questo caso, che fai tu, più in generale appunto del mondo della comunicazione, nel raccontare singole storie, piuttosto che appunto, come dicevo in apertura, parlare di 500 persone sbarcate, 50 morti, cose di questo tipo. C'è un ruolo specifico? Penso che ci sia un ruolo specifico, ma un ruolo molto, molto importante e credo forte, innanzitutto perché l'arte, in questo caso il cinema, può smuovere le coscienze in maniera un po' più elegante, delicata, in maniera un po' più autoriale in questo caso, perché può smuovere la coscienza rispetto a quella del TG che dà informazioni, che dà numeri, che dà cronaca e informazione in qualche modo. E soprattutto una storia come quella di Claudio Ndoia è una storia di quelli che chiamano gli invisibili, come quelli che poteva raccontare un grande cantautore come Fabrizio André. Quindi le piccole storie diventano quelle grandi storie che possono in qualche modo smuovere le coscienze di tutti e far accettare in qualche modo quella che è l'idea che siamo tutti uguali alla fine, quindi non c'è uno straniero, non esiste lo straniero. Grazie. Torno da Don Mattia, prima ha citato Papa Francesco che ovviamente il suo è un potere spirituale non politico, ma sembra l'unica forza morale italiana a schierarsi apertamente per l'accoglienza appunto delle persone. C'è una componente non solo di provenienza ma anche economica negli episodi, diciamo così, di razzismo, comunque nell'avversione verso il diverso? Probabilmente sì, anche questo, nel senso le motivazioni della versione verso il diverso sono tante, alcune come sappiamo sono anche di natura psicologica, molte sono basate sulla propaganda e noi di solito come Mediterranea ci rifacciamo spesso a un discorso che ha fatto un pastore molto vicino a Papa Francesco, che è l'arcivescovo di Palermo, Corrado Loretice, e lui dice il problema oggi, disse alcuni anni fa, è il tema della peste del cuore, metafora che purtroppo è tornata di attualità in questi tempi di pandemia. E anche adesso infatti Loretice dice occhio che non ci sono solo le malattie tremende, terribili come il Covid e gli altri virus. Dice occhio che ci sono anche i virus del cuore, e tra cui questa peste del cuore molto diffusa, dice Loretice oggi, che ti fa pensare che chi è più povero, tanto più se ha caratteristiche esteriori diverse, rappresenti per te una minaccia. E quindi ti fa pensare che la tua felicità la trovi nel prima noi, la trovi nel pensare prima a te stesso, a quelli dei tuoi circoli, e quindi che ti devi chiudere verso gli altri. E questa peste del cuore, dice Loretice, è oggi fomentata da alcuni media, da alcuni personaggi pubblici, perché chiaramente tu puoi costruire il consenso su questa peste del cuore. Il tema è che, dice Loretice, questa è una peste, cioè è una malattia. Come tutte le malattie, produce sofferenza e alla fine morte. E non produce solamente la sofferenza e la morte delle persone che a causa di questa peste del cuore vengono respinte e muoiono in mare, in Libia o ai margini delle nostre strade. Questa peste del cuore produce alla fine anche la morte nostra, la morte spirituale nostra, e ce lo insegna l'esperienza concreta. Vediamo sempre nelle nostre città le persone che si chiudono agli altri, che si chiudono ai poveri, che si chiudono ai migranti. L'esperienza concreta ci insegna che sono sempre più infelici, sempre più frustrate, perché pensare che troverai la felicità e il benessere nel prima noi ti porta in una spirale, in un gorgo, per cui alla fine invece ti sperimenti sempre di più la tua frustrazione, la tua infelicità, la tua tristezza. E quindi, come dire, la principale ragione di avversione, ripeto, che poi si innesca anche su fattori senza dubbio psicologici, su motivazioni economiche, via dicendo, ma il principale fattore è questa malattia del cuore umano,
che distorce anche a un certo punto il pensiero umano e ci porta a conclusioni appunto assurde come quella che dovremmo respingere i migranti o essere indifferenti ai migranti, perché oggi forse oltre al razzismo il problema grosso è veramente anche l'indifferenza, e pensare appunto che se siamo razzisti e indifferenti staremo meglio, e questo è l'inganno più grande del nostro tempo. In questi anni c'è stato anche un fenomeno, diciamo, agito dalle istituzioni, che è stato quello della criminalizzazione della solidarietà. Lo abbiamo visto a Ventimiglia con l'ordinanza che impediva di dare da mangiare e da bere ai migranti bloccati là, lo abbiamo visto anche nel Mediterraneo con le multe alle ONG. E questo mi dà il là per una domanda che arriva anche dal pubblico e che riguarda le cose delle ultime ore, no? Queste modifiche ai cosiddetti decreti sicurezza, le leggi Salvini annunciate dal governo. C'è chi esulta e chi magari dice, beh, insomma, non è che poi la situazione sia diventata così rosa. Cosa ne pensi, Don Mattia? Dunque, i decreti sono ancora allo studio del nostro staff legale, per cui abbiamo fatto uscire una primissima valutazione, ma appunto ancora le stiamo studiando e via dicendo. E di sicuro ci sono dei passi avanti, dei miglioramenti, questo fuori discussione. E speriamo però che ne seguano altri, perché il tema vero di fondo sono due innanzitutto. Il primo, che non basta togliere le multe alle ONG. Le ONG, ma è proprio una distorsione della realtà il fatto stesso che le ONG si potesse anche solo pensare di multarle, di pensare solo di multare le ambulanze, per dire, no? Una cosa che noi mai ci saremmo concepiti e mai saremmo arrivati a pensare se non ci fosse stata appunto questa propaganda che si innesta su questa peste del cuore. E di sicuro appunto ci sono dei passi avanti, ma anche ad esempio nel ripristino della protezione umanitaria, ma anche lì già prima del 2018 la situazione era grave in mare, soprattutto dal 2017 è iniziata la criminalizzazione del soccorso, e anche prima era grave la situazione delle persone migranti nel nostro paese. Il problema è anche la Bossi-Fini, che allo stato attuale rimane nel suo impianto. È questo legame che viene fatto, a ragione Abubakar Soumahoro: finché la migrazione e il diritto al permesso, alla libertà di circolazione rimane così ancorata al capitale fondamentalmente, al contratto di lavoro e via dicendo, si sta facendo una subordinazione, una sottomissione del diritto umano alla libertà di circolazione al capitale, al mercato. E questo è il punto, e che pone poi in ballo la domanda più di fondo su quale mondo vogliamo, cosa significa in realtà di fondo per noi la vita su questo pianeta e la vita umana che noi viviamo. Perché se noi vogliamo che l'impianto del nostro paese, della nostra società, della nostra Europa, del nostro mondo sia incentrato sulla sottomissione di questi diritti rispetto al capitale e al mercato, allora è chiaro che per noi la vita umana e il mondo hanno un certo significato, che di sicuro non è il significato, insomma, in cui ci riconosciamo tanto chi professa il Vangelo quanto chi professa ad esempio quegli ideali umani che stanno alla base di Mediterraneo. E quindi speriamo, insomma, che rispetto a questi primi passi avanti seguano appunto passi avanti superiori, come è stato nel caso della sanatoria di quest'estate. Disse bene, se posso citare un mio collega, Don Luigi Ciotti: la regolarizzazione di quest'estate ha segnato un piccolo passo avanti, ma non è stata una svolta. E se tu fai un piccolo passo avanti, purtroppo la svolta non c'è, quindi auspichiamo davvero che seguano degli altri passi avanti. Anche perché la sanatoria di quest'estate era rivolta a solo due categorie nello specifico, e quindi invece un diritto deve essere un diritto universale, no? Grazie mille, Don Mattia. Torno da Margherita Romanelli, e visto che parlavamo di leggi, in questo caso leggi Salvini, però ampliamo un po' ad esempio l'orizzonte e guardiamo quello che si sta discutendo in Europa. Si è parlato appunto di questo Migration Pact, della revisione del regolamento di Dublino, che questo è un altro dei problemi, il fatto che non ci sia solidarietà all'interno degli stati europei. Hai una valutazione su questo patto? Sicuramente il patto anche in questo caso fa un passettino avanti, e purtroppo anche in questo caso è un passettino, perché ribadisce da una parte la necessità di una visione europea rispetto alla migrazione, e anche perché l'elemento della migrazione dovrebbe proprio essere
coerente con i principi e i valori su cui si fonda l'Unione Europea, e che è quello del rispetto dei diritti umani, quindi anche della solidarietà, quindi l'elemento migratorio, anzi addirittura diciamo che all'interno di una e della lotta alla povertà nei confronti dei paesi diciamo più svantaggiati, addirittura il trattato di Lisbona parla in un suo articolo del fatto che nessuna politica europea debba andare a contrastare gli obiettivi di lotta alla povertà globale. Siccome la migrazione, ricordiamocelo, è uno degli strumenti, non l'unico, ma uno degli strumenti importanti per evitare sia la gente che cada in situazioni di emergenza, sia l'estrema povertà, chiaramente nel momento in cui l'Unione Europea blocca questo diritto sta contravvenendo a un suo stesso obbligo che ha sottoscritto con la sua carta costituzionale, che è il Trattato di Lisbona. Quindi diciamo che questo nuovo patto in qualche modo ha nelle parole diciamo d'ordine più teoriche ha ristabilito, risancisce il primato dei diritti umani, risancisce il primato della coerenza tra le politiche, no? Però poi nei fatti non è così efficace, nel senso che da un certo punto di vista rafforza quello che è la visione dell'hotspot, perché fondamentalmente sposta tutto su questi centri di valutazione all'interno dei quali noi abbiamo visto che i diritti di qualsiasi persona vengono totalmente disattesi, quindi si entra in uno spazio in cui non c'è diritto fondamentalmente. E poi dall'altra parte ci sono tutta una serie di tecnicismi che però sono veramente molto significativi rispetto all'indirizzo di dove ancora una volta si vuole andare, che è per esempio tutti i fondi della cooperazione internazionale. Si dichiara che una percentuale di questi fondi, già prestabilita pari al 10%, debbano andare per le azioni legate alla migrazione, o ancor di più le azioni di cooperazione internazionale, quindi di rimozione anche delle cause profonde della migrazione forzata, perché noi non siamo contro la migrazione, siamo però perché la migrazione sia una scelta possibile, consapevole e non l'ultima spiaggia per cui la gente debba migrare perché non ha alternative. Quindi creiamo delle alternative e poi la gente può continuare a scegliere la migrazione, ma creiamo delle alternative. E queste alternative di fatto vengono condizionate, la sostanza degli aiuti in questi paesi viene condizionata, viene ribadito proprio il principio di condizionalità al fatto che ci siano tante migrazioni nel paese. Come dire, noi aiutiamo principalmente quei paesi da cui vengono le migrazioni. E questo perché? Perché fondamentalmente ci immaginiamo e forse anche un po' ci illudiamo che bloccheremo le migrazioni. Quindi così come rafforziamo la capacità di un ente tipo Frontex di monitorare e controllare le frontiere esterne. Ora, tutte queste politiche dell'Unione Europea di fatto hanno creato, hanno bloccato, a volte intrappolato le persone, quindi creando proprio delle vere e proprie sacche di situazioni di persone in condizioni in cui non avevano via di fuga rispetto a delle questioni molto gravi di violazioni. Vediamo il caso Libia, no? Tanto per dirne una. E così come volendo appunto cercare di bloccare i flussi, sono state anche fatte una serie di azioni che sono andate a restringere la mobilità anche all'interno di continenti che non sono i nostri, per esempio nel continente africano. Allora, in questo caso la migrazione tra tutta una serie di paesi, immagino a tutta la fascia del Sahel, per esempio, era una migrazione all'interno della quale, cioè che consentiva creazioni di scambi culturali, creazioni di scambi economici, quindi dava una ricchezza a quello che era un territorio. Un territorio che sappiamo che
anche subito una spartizione a volte a tavolino, quindi dividendo certe culture, no? Che di fatto poi sono diventate appartenenti a due stati diversi quando poi in realtà avevano una matrice molto comune. Ora noi per cercare di, passatemi il termine, farne arrivare alla nostra frontiera il meno possibile, cerchiamo di rafforzare anche le frontiere interne a questi paesi, per cui per rendere il tragitto nei vari paesi africani magari più difficile. E questo sta bloccando già alcune economie molto fragili, alcune situazioni in cui invece una migrazione interna dava una valvola di sfogo a delle situazioni di estrema violenza in alcuni contesti. Pensiamo appunto ancora una volta al Sahel, dove il peggioramento della componente jihadista in un paese ad esempio come il Burkina Faso, che sta peggiorando molto la situazione e l'ha peggiorata già da alcuni anni, se si restringono le frontiere, il percorso verso per esempio paesi circostanti diventa più delicato. E quindi poi che succede? Succede che noi dobbiamo anche economicamente l'umanitario, no, il mondo dell'umanitario investe molti più soldi nelle emergenze piuttosto che nelle politiche di sviluppo. Infatti anche su quello che è la politica generale vediamo proprio uno slittamento di tutto verso il fronteggiare l'emergenza piuttosto che promuovere occasioni di sviluppo di certi contesti, e quindi di scelta, e quindi di dare possibilità di governare la propria vita. Nell'emergenza la maggior parte delle persone sono in balia di un aiuto, sono in balia di qualcun altro che decide di aprire o chiudere il rubinetto rispetto ai bisogni principali e primari delle loro vite. Quindi immaginiamo che insomma il contesto che si sta creando. Allora, prendo spunto dalla cosa che hai detto all'inizio, cioè anche la questione terminologica, no? Noi ci definiamo espatriati, mentre parliamo degli altri come immigrati, manco migranti, che è, come dire, almeno una forma anche indicata dalla Carta di Roma per noi giornalisti, insomma, è corretta di affrontare queste persone. Allo stesso modo, anche quando si parla di accoglienza, quando si parla di fenomeni migratori, noi che stiamo in Italia, insomma, abbiamo come orizzonte l'Italia, al massimo l'Europa, ma si migra in tante altre parti del mondo. Ci sono paesi piccolissimi che ospitano tantissimi rifugiati. Ti chiedo, siamo veramente un po' agli sgoccioli, quindi in modo sintetico, si puoi darci qualche spaccato in questo senso? Sì, porto due esempi. Allora, intanto dico due numeri, torniamo un po' ai numeri, però sono significativi in questo caso. Cioè, in l'Asia, il continente che ospita più migranti in assoluto, quindi noi immaginiamo che sia l'Europa, in realtà non è così. Due casi porto che conosciamo, su cui lavoriamo come WeWork GBC. Il primo è quello dei rifugiati, in questo caso siriani. I siriani vengono accolti per oltre 1,5 milioni in Libano. Il Libano è un paese che ha una popolazione di circa 4 milioni di abitanti. Beh, capiamo che arrivano 1,5 milioni di rifugiati, oltre i rifugiati palestinesi che storicamente sono ancora presenti nel paese, come può cambiare la prospettiva, no? E tutte le politiche all'interno del paese. Se noi fossimo ospitassero una quantità in proporzione simile rispetto alla nostra popolazione, ci immaginiamo quale potrebbe essere la reazione. Eppure Libano sicuramente non è alla ribalta negli ultimi tempi, purtroppo, per il disastro che è accaduto, però non è certamente un paese né stabile né particolarmente saldo, diciamo, nella propria livelli democratici, eppure si è prestato ad accogliere questo flusso di persone che scappava dalla guerra. L'altra parte, poi parallelamente, chiaramente la Turchia, ugualmente la maggior parte poi dei migranti, cioè dei rifugiati
dei richiedenti asilo, in quel caso siriani, si sono riversati negli anni proprio in Turchia. Un altro caso è, per esempio, tutt'altro scenario, tutt'altre motivazioni, è il caso della Thailandia. La Thailandia, noi non immaginiamo mai che è un paese che accoglie tutta la migrazione del sud-est asiatico, quindi cambogiana, Laos, Birmania, e l'accoglie perché? Perché ha la ospita, diciamo, e la impiega in una economia che è in esplosione. Però anche in quel contesto, chiaramente, una serie di conflitti sia interni che internazionali si pongono. Perché? Perché chiaramente come il migrante poi viene accolto, quali sono i flussi e le questioni tra paesi, come vengono regolate queste cose. Ci sono degli accordi per la migrazione di lavoro, cosa che per esempio è molto più aperti rispetto alla nostra migrazione interna per motivi di lavoro, quindi economici, però anche lì la difficoltà di migrare. E qui è importantissimo lavorare sulle politiche. La difficoltà di migrare è determinata per la maggior parte non tanto dal fatto che il paese non possa accogliere, quanto dal fatto che la legge diventa un ostacolo, una burocrazia insormontabile, per cui la maggior parte delle persone prendono canali irregolari, e questi canali irregolari sono poi quelli che determinano gli sfruttamenti, perché c'è tutto un sistema di corruzione, dallo smuggling proprio al traffico, la tratta di esseri umani, che chiaramente si va a innestare proprio sul fatto della mancanza di canali irregolari. Quindi, un pochino per chiudere, io credo che sia importante, anche per dare qualche nota positiva di cosa fare, no? Sia importante parlarne, informare. Noi abbiamo due progetti, uno si chiama Chuck Migra Action e l'altro MigraTed, che vogliono da una parte parlare anche alla comunicazione di come comunicare la migrazione, quindi ristabilire un pochino una visione meno legata al proprio ombelico, diciamo, ma a una visione a 360 gradi, e dall'altra parte però dare anche degli strumenti di conoscenza, per esempio agli insegnanti, perché poi ci possa essere una trasmissione. Altri progetti, per esempio, altre iniziative sono quelle di legare di perché, qual è il nesso tra la migrazione e il cambiamento climatico, che è un altro nesso importantissimo. Noi abbiamo un'iniziativa europea molto grande che si chiama Climate to change of change, e in questo caso è assolutamente importante capire perché il migrante obbligato per cambiamento climatico ha diritto ad una protezione. Oggi non ce l'ha, oggi noi lo respingiamo alla frontiera perché è un migrante economico. Grazie mille, noi siamo arrivati veramente agli sgoccioli e il tema è talmente vasto che, insomma, meriterebbe delle ore di riflessione, però ci sono anche altri appuntamenti all'interno del Terra di Tutti Film Festival per approfondire questi temi, e io vi vado a raccontare anche alcune delle prossime sezioni streaming che avranno un video dibattito introduttivo di approfondimento proprio con gli autori, le autrici, gli esperti, tutto gratuito, ma ovviamente bisogna iscriversi al portale online. Già a partire da domani, l'8 ottobre, obiettivo 2030, il pianeta ecosostenibile, in due corti e tre lungometraggi vengono a galla sia le realtà più conosciute che quelle ancora nascoste, una perpetua lotta tra uomo e pianeta che nasconde la grave crisi interconnessa tra società ed ambiente, che si ricollega al tema che Margherita stava affrontando poco fa. E il 9 ottobre, diritti e rovesci, i registi raccontano i diritti negati, quattro storie raccontate attraverso la cinepresa, ambientata in contesti diversi, in Italia, in Burkina Faso, in Tunisia, in Palestina. Il 10 ottobre la filiera nel piatto, il potere del consumatore nella costruzione di modelli sostenibili, ci sono You Think the Earth is a Dead Thing, Golden Fish, African Fish e Food for Change, sono tre film in programma che raccontano i pesticidi, l'innovazione della pesca, l'agricoltura e la produzione di massa, e l'11 ottobre, nella giornata conclusiva, cinque storie tra conflitti e resistenza, obiettivi
obiettivi puntati sul Burkina Faso, gli Stati Uniti, lo Yemen e la Germania durante l'ultimo giorno appunto di programmazione online. 5 film, 4 lungometraggi e un corto per parlare di guerre e battaglie fisiche o morali. In ogni caso trovate tutto il programma su terradituttifilmfestival.org. Io ringrazio davvero i nostri ospiti Giuseppe, Don Mattia e Margherita per essere stati con noi e insomma buon lavoro, buona serata e buon proseguimento al Terra di Tutti i Film Festival. Grazie. Ciao, grazie.